A Ischia negli ultimi 3 mesi sono cambiati ben 3 volte gli orari agli ingressi delle ZTL e così come molti cittadini ci hanno fatto notare, questo potrebbe favorire una maggiore elevazione di multe agli automobilisti che non hanno neppure il tempo di abituarsi a determinati orari che questi vengono modificati. Ma la cosa politicamente più assurda nella gestione degli accessi alle ZTL è determinata dal fatto che l'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Ferrandino, a 7 mesi di distanza dalla richiesta scritta avanzata dal Partito Comunista Italiano marxista-leninista guidato dal segretario generale Domenico Savio, non si è ancora attivata per rendere chiara ed inequivocabile la segnaletica nei pressi dei varchi con la sostituzione delle frasi che riteniamo poco comprensibili di varco attivo e varco non attivo con le diciture più comprensive di varco aperto e varco chiuso, con l'abbassamento dei tabelloni luminosi al momento ancora collocati ad un'altezza troppo elevata e soprattutto con l'immediata attivazione dei semafori già installati da anni all'ingresso delle ZTL, e cioè del più chiaro, esplicito ed inequivocabile segnale luminoso che esista, in modo tale che gli automobilisti non possano involontariamente incorrere in sanzioni che sono anche molto salate. Semafori che sono presenti ai varchi muniti di telecamere di Firenze, Macerata, Chieti, Fucecchio, Lanciano, Agrigento e di tante altre città italiane dove anche le scritte sui tabelloni risultano più comprensibili. E siamo a Piazza degli Eroi, all'ingresso di uno dei varchi della ZTL. Come vedete alle mie spalle il semaforo, seppur presente, continua a non essere azionato. Come mai, nonostante in tante città italiane già da anni si sia adottato questo sistema estremamente chiaro ed inequivocabile, gli amministratori comunali da 7 mesi a questa parte non hanno ancora provveduto ad assecondare le richieste del PCML accendendo i semafori che già sono installati? Possibile che anche a tal riguardo non abbiano la minima volontà politica di adottare un provvedimento che vada incontro alla cittadinanza? Il sindaco Ferrandino spieghi pubblicamente al popolo ischitano qual è il motivo per cui non vuole rendere più chiara la segnaletica ai varchi delle ZTL, anche perché, e di questo ne siamo convinti, la sola accensione dei semafori eviterebbe a parecchi automobilisti di beccarsi una multa salata. Inoltre è giunto il momento di dire basta al pagamento degli invalidi nelle strisce blu, i quali giustamente non sono tenuti a pagare nella maggior parte delle città italiane. Il PCML continuerà a battersi, a chiedere con forza che la segnaletica ai varchi delle ZTL venga resa quanto è più chiara possibile, affinché vengano azionati i semafori e affinché gli invalidi non paghino più sulle strisce blu.